Stereo 5 TV presenta l'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi è lunedì 11 settembre 2023, San Diomede Martire, auguri ai festeggiati. La settimana è la numero 37, i giorni dall'inizio dell'anno 254, 111 alla fine. A Roma il sole è sorto alle 5.47 e tramonta alle 18.26 ora solare, a Milano alle 5.57 e tramonta alle 18.42, luna che si leva all'1.47 per tramontare alle 17.16. Quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere, questo è il nostro proverbio che accompagna la giornata. 11 settembre accadde oggi, nel 1847, la più nota canzone di Stephen Foster, O Susanna, viene eseguita per la prima volta in un salon di Pittsburgh. Nel 1951 Florence Chadwick attraversa la Manica a nuoto dall'Inghilterra alla Francia e diventa la prima donna ad aver compiuto la traversata in entrambe le direzioni. Stessa data 11 settembre per la chiusura di due edizioni diverse delle Olimpiadi. Nel 1988 il team Ferrari ottiene una schiacciante doppietta al Gran Premio d'Italia dopo 9 anni di mancata vittoria, doppietta dedicata ad Enzo Ferrari scomparso qualche settimana prima. Il 1990 vede Céline Dion pubblicare il suo primo album in inglese, l'11 settembre 2001 attacco terroristico negli Stati Uniti. Nel 2011 l'inaugurazione del National September 11 Memorial Museum dedicato agli attentati al World Trade Center. Sono nati oggi Fanny Cadeo, showgirl, Brian De Palma, regista, Moby, cantante, Nicola Pietrangeli, tennista, Pupo, cantante, Dejan Stankovic, calciatore. Mentre ci lascia in questa giornata, nel 1987 Peter Tosh, tra i grandi del reggae che insieme all'amico Bob Marley utilizzò come linguaggio di protesta contro l'apartheid in Sudafrica e a favore della legalizzazione della marijuana. La nostra frase aforisma, la felicità è una salute buona e una memoria cattiva, lo diceva Ingrid Bergman. Noi ci fermiamo qui con il nostro almanacco. Un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati e come sempre vi dico appuntamento a domani. Ciao! L'almanacco torna domani.